Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e chiederti, coi sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal suo regno. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta in mulieribus. Benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 62 e 63. Venendo questa mattina l'amantissimo Gesù, gli ho detto: Diletto mio Gesù, io credo che tutto ciò che scrivo siano tanti spropositi. E Gesù: La mia parola non solo è verità, ma è luce ancora. E quando la luce entra in una stanza oscura, che fa?
Snebbia le tenebre e fa scoprire gli oggetti che ci sono, brutti o belli, se ci sta ordine o disordine. E dal modo come trova si giudica la persona che occupa quella stanza. Ora la vita umana è la stanza oscura e quando la luce della verità entra in un'anima, snebbia le tenebre, cioè fa scoprire il vero dal falso, il temporale dall'eterno, onde caccia da sé i vizi e mette l'ordine delle virtù, perché essendo la mia luce santa, che è la stessa divinità, non potrà comunicare altro che santità e ordine. Quindi l'anima si sente uscire da sé luce di pazienza, di umiltà, di carità e di altro. Se la mia parola produce in te questi segni, a che pro temere? Dopo Gesù mi ha fatto sentire che pregava il Padre suo per me, dicendo: Padre Santo, vi prego per quest'anima, fate che adempisca in tutto perfettamente la nostra santissima volontà. Fate, o Padre adorabile, che le sue azioni siano tanto conformi con le mie da non potersi discernere le une dalle altre, così poter compiere sopra di essa ciò che ho disegnato. Ma chi può dire la forza che mi sentivo infondere nell'animo da questa preghiera di Gesù? Mi sentivo vestire l'anima di una fortezza tale che per adempiere la sua volontà santissima di Dio non mi sarei curata di soffrire mille martiri se così fosse il suo beneplacito. Sia sempre ringraziato il Signore che tanta misericordia usa con questa povera peccatrice. Dopo aver passato 2 giorni di sofferenze, il mio benigno Gesù si mostrava tutto affabilità e dolcezza. Al mio interno andavo dicendo: quanto è buono con me il Signore, eppure non trovo in me niente di bene che possa renderlo felice. E Gesù rispondendomi mi ha detto: diletta mia, siccome tu con un altro piacere e contento trovi che trattenerti e conversare e darmi gusto solo a me, in modo che tutte le altre cose che non sono mie ti sono disgustevoli, così il mio piacere, la mia consolazione è il venire, trattenermi e parlare con te. Tu non puoi capire la forza che ha sul mio cuore di attirarmi a sé un'anima che ha il solo fine di piacere a me solo. Mi sento tanto legato con essa che sono costretto a fare ciò che lei vuole. Mentre Gesù così diceva, compresi che parlava in quel modo perché nei giorni passati, mentre soffrivo acerbi dolori, nel mio interno andavo dicendo: Gesù mio, tutto per amore tuo. Questi dolori siano tanti atti di lode, di onore, di omaggio che ti offro. Questi dolori siano tante voci che ti glorifichino e tanti attestati che dicano che ti amo. Va bene, cominciamo questa meditazione con la solita affermazione retorica, che anche questi 2 capitoli sono straordinariamente profondi e profondamente istruttivi. Nel primo capitolo Gesù usa un'immagine già conosciuta in ascetica e in mistica, perché l'immagine della luce che entra in una stanza, questo è un esempio per chi conosce gli scritti che fa Santa Teresa d'Avila. Non mi ricordo in quale delle sue 3 opere principali. Forse proprio nel castello interiore, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Potrebbe anche essere il libro della mia vita, Il cammino di perfezione, non ne sono certo. Però fa anche lei questa immagine, cioè che paragona l'incontro con Dio, quindi con la luce che entra in una stanza. E lei usa questa metafora per spiegare i diversi gradi di perfezione. E anche un altro esempio, che tra l'altro si trova negli scritti, che
La luce che entra in noi dipende dal tasso di apertura delle finestre, cioè immaginiamo una stanza buia, no? Se uno schiude le tapparelle, quindi entra un fascettino di luce, diciamo è buio, quindi ci si vede, ma si vede pochissimo, insomma, no? Quindi si vedono più o meno le sagome degli oggetti e se uno si mette a camminare non sbatte o non casca per terra. E più l'apertura è completa e più mano a mano si cominciano a vedere non soltanto le sagome ma anche le forme, i colori delle cose. E poi se si spalancano tutte le finestre a mezzogiorno si vede tutto, quindi si vedono anche i minimi particolari, si vedono, diceva Santa Teresa, anche i granelli di polvere sui mobili, che ordinariamente non si vedono, no? Nel paragone che lei usa, dice, quelle sono le imperfezioni, che nel cammino di perfezione vanno eliminate anche quelle. Allora, sicuramente noi possiamo comprendere se e quanta luce è entrata dentro di noi a seconda di quanto siamo in grado di discernere, di vedere in noi stessi. Questa immagine è molto importante perché la prima luce che dobbiamo avere profonda e che il Signore ci tiene tantissimo a darcela, perché senza questa luce non c'è cammino di santità, è la luce che noi abbiamo su noi stessi. Dice Gesù che quando entra la luce, punto primo, si discerne e si separa il vero dal falso, il temporale dall'eterno, ovviamente oltre che il bello dal brutto, il bene dal male e l'ordine dal disordine. E i vizi dalle virtù. Qualche considerazione su queste cose. Una cosa fondamentale, ecco, che si capisce nella luce della Divina Volontà, è l'importanza dell'ordine. Dice: la mia luce non può comunicare altro che santità ed ordine. Ecco, una vita santa è certamente una vita spesa a servizio del Signore. Una vita santa non si improvvisa. Ricordo sempre Santa Teresa d'Avila, ancora, perché questi grandi maestri di spirito vanno ben conosciuti. Santa Teresa d'Avila, quando fa l'immagine, dice: tu vuoi diventare santo? Guarda che se vuoi diventare santo ci vogliono due cose, bastano due cose per partire ed essere certo che presto o tardi arriverai. Non ce ne vogliono di più. Primo, la ferma risoluzione, ferma e irrevocabile risoluzione della volontà che questo cammino si intraprende, costi quello che costi. Certamente la vita santa comporta per chi viene da una vita non santa dei cambiamenti nella sua vita, no? Cambiamenti piccoli, medio, grandi, esteriori o interiori, che riguardano le abitudini che ci abbiamo, non lo so, i nostri stili di vita, modi di pensare, non lo so, modi di vestire, modi di relazionarci, tempo di sonno che ci prendiamo quando ci svegliamo, quando ci addormentiamo, come, quando e quanto mangiamo. Anche queste cose qui comportano la vita santa, insomma, conosce, insomma, l'indicazione dei maestri di spirito. Ecco, una vita ordinata, una vita in cui il tempo non si spreca, non vuol dire che uno sta sempre in tensione, no? Perché ci sono dei momenti anche nelle vite dei santi, anche nei monasteri di più stretta osservanza, ecco, dedicati a quella che si chiama, con terminologia classica, la ricreazione, quindi momenti di distensione dove si allenta un po' l'impegno e la tensione, ci si distende, ecco, perché continuiamo comunque a rimanere, per quanto fusi si spera di volere esseri umani, che hanno bisogno di qualche momento, diciamo così, di pausa, no? Anche perché tutto deve venire con calma e con ordine, però certamente è una vita impegnata. Allora, ferma risoluzione di percorrerlo e poi, altra cosa, queste sono come due, cioè sono come due binari su cui cammina il treno della santità. Se ne manca uno solo, il treno deraglia, non c'è niente da fare. La costanza e la perseveranza, perché l'edificio della santità non è cosa che si costruisce con un giorno, con 2 giorni di fervore, magari, ecco. Io ricordo i primi passi lontani, goffamente mossi su questo percorso, anche da parte mia,
erano passi appunto goffi, d'accordo? Cioè, sulle onde dell'entusiasmo di qualche bella esperienza spirituale, qualche tempo, ecco, di vita, come dire, spirituale, chiamiamola così, impegnata, e poi, finita la benzina tratta dall'esperienza spirituale, si andava lentamente, gradualmente scemando, fino a ritornare al punto di partenza, insomma, no? Questo, possono anche esserci delle fasi della nostra esistenza che passano per questo, no? Però sono delle fasi di crescita che vanno certamente archiviate. Chi fa così santo non ci diventerà mai, se fa così a tempo indeterminato. Quindi, non potrà comunicare altro che santità e appunto ed ordine. Quest'ordine, facciamo attenzione, è un ordine interiore ed esteriore. Ecco, qui sarebbe da fare una piccola digressione sull'ordine esteriore, perché oggi molti, in questo nostro tempo balordo, fanno questi ragionamenti: ah, ma le cose esteriori siamo come i farisei. Non hanno nessuna importanza, perché tanto l'importante è che si curi l'interiore. Ecco. È vero che ci sono delle forme di deviazione, ecco, di quasi ridicolizzazione della religione, che sono quelle poi tra l'altro descritte realmente da Gesù nei Vangeli, come i farisei che si lavavano fino al gomito, e se non te lavi fino al gomito alla fine del mondo perché il mangiare è impuro, ecco. E poi dice, se avevano un padre che si sta a morire di fame, dice no, devi dare l'offerta al tempio perché è l'offerta sacra e lascia che tuo padre sia morto di fame. Insomma, queste sono evidentemente aberrazioni e follie, no? C'è questo pericolo, d'accordo? Il pericolo dell'esteriorismo, cioè di una religione fatta soltanto di pratiche esteriori, apparentemente o anche realmente religiose, c'è, d'accordo? C'è. E bisogna vigilare su questo, però dobbiamo anche tenere presente che ci deve essere sempre una corrispondenza tra l'interiore e l'esteriore, cioè come l'anima è la forma del nostro corpo, cioè quello che viene dentro di noi influisce fuori di noi, ma è anche vero che quello che viene fuori di noi influisce dentro di noi, altrimenti si cade in tante eresie, in tante sciocchezze, che portano delle conseguenze gravissime. Cioè, se io mangio disordinatamente, mi strafogo, d'accordo? Non è solo un problema che poi mi sento male, mi sento gonfio, mi viene il mal di testa, dormo, eccetera, eccetera, ma questo danneggia la mia anima, d'accordo? Produce degli effetti, degli strascichi negativi sulla mia anima, perché mi fa il peccato di gola. Eppure è un fatto esteriore, no? Se io vado vestito disordinatamente, in maniera brutta o peggio, non modestamente, quindi specialmente per quanto riguarda le persone di sesso femminile in maniera provocante, questo non è un fatto esteriore, dice, vabbè, chi se ne importa tanto, ma questa è una cosa che riguarda il corpo e l'anima no, no, non è così. Così, io faccio sempre l'esempio delle persone, voi immaginate quando si va a incontrare, non lo so, un sacerdote per un colloquio con lui, no? Ecco, tu pensa se entri in un ufficio dove trovi la scrivania con 400.000 carte sopra, che tra poco non vedi manco la faccia di quello, le cose disposte disordinatamente, librerie strazeppe piene di libri messi male, insomma, no? Quindi i quadri brutti oppure mal disposti, mal appiccicati al muro. Tu pensa all'effetto psicologico che ti produce una cosa di questo genere, stai subito a disagio, non crea un clima tale, specialmente se devi parlare di cose delicate o particolari, consono. Questo non è perché noi siamo, ma tu stai a guardare queste cose, tu sei andato lì a parlare, lascia perdere tutte queste stupidaggini, quello non c'ha tempo, e pensa alle cose essenziali. Per carità, può darsi anche che è vero che sia così, che quel poveraccio non c'ha tempo di mettere ordinato, però io sto parlando dal punto di vista oggettivo, per far comprendere come l'ordine o il disordine esteriore produce degli effetti interiori. Se uno entra in un monastero serio, io l'ho visto, un convento serio, addirittura se apre le ante degli armadi, cioè ci stanno gli oggetti, l'ho visti con gli occhi miei, disposti in ordine d'altezza, capito? Cioè le bottiglie disposte in ordine d'altezza, tutte quante allineate. Uno può anche fare il sorrisino oppure pensare questi sono maniaci, ecco. Però se ha un pochino di luce comprenderà
il valore di tutto questo. Ecco, quindi è molto importante la cura dell'ordine anche, perché Dio è ordine. Ecco, molto bello poi vedere come Gesù dice, guarda, vuoi vedere se c'era luce in te? Ricorda le mie parole del Vangelo. Dai frutti si riconosce l'albero, no? Esce da te pazienza, umiltà e carità. Non nomina certamente senza motivo queste tre virtù, perché tra tutte e tre fanno una bella lotta, insomma, perché essere pazienti, quindi non perdere mai la pace, la calma, non alterarsi nemmeno. Quindi non è soltanto non arrabbiarsi, ma è non alterarsi, non turbarsi. E ce ne vuole. L'umiltà ce ne vuole, la carità ce ne vuole. Io vorrei, non vorrei fare violenza alla meditazione, però parlando proprio di questo discorso della pazienza, dell'umiltà e della carità, ogni tanto è bene fare qualche richiamo. Io dico a coloro che ascoltano questa meditazione, a chi vuole entrare nel regno della divina volontà, ecco, permettetemi, attenzione social network, non solo social network, anche a quest'altra moda che gira adesso, di chat, gruppi, WhatsApp e affini. Perché io uso queste cose, parla uno, ma invito a far notare l'uso che io faccio di queste cose. Cioè, se uno va sul mio profilo Facebook non troverà certamente discussioni interminabili sotto i miei post, perché gli amministratori hanno semplicemente il compito di eliminare qualunque forma, senza che nessuno si offenda, d'accordo? Se si offende, cambia canale. Perché discutere, dire la propria, a volte anche offendendo il prossimo, prendere posizione nel senso, io ritengo che siano cose che ostacolano la quiete interiore, il cammino verso la santità. Moltissime volte offendono la carità, quasi sempre. Moltissime volte offendono l'umiltà, perché una persona sta meglio che sta buona, tranquilla, e non dice sempre la propria, perché dire sempre la propria, non ci pensiamo, ma dire sempre la propria è una forma di superbia, starsi buoni. Chi ha detto che devi per forza prendere posizione su questo problema? Chi l'ha detto? Dove sta scritto che devi dire la tua? Chi l'ha detto questo qui? Cioè, nella ascetica classica, dire la tua è una forma di superbia. I maestri di spirito mortificavano le persone dicendo silenzio, capito? Tu dici voglio dire la mia, non la dici. Adesso questi sono chiaramente espedienti ascetici non applicabili a chiunque, no? Ecco, ma solo a chi volontariamente dovesse chiederlo, ecco, se vuole dare una bella botta alla propria superbia. Stessa cosa vale per la pazienza, cioè la pazienza che poi accompagna anche, capite? Cioè, si perde facilmente la pazienza, no? Perché se uno vede alcune cose, dopo uno si sente toccato, si sente beccato, risponde malamente, comincia a offendere e quello chiaramente si altera, si arrabbia e poi risponde. Poi io personalmente non vorrei essere, insomma, cioè sarò strano, sarò forse esagerato, bigotto, ma ritengo una cosa di questo genere assai nociva e controproducente per chi voglia intraprendere un cammino verso la santità. Cioè, abbiamo campato 20 secoli senza che ci fossero queste cose, sotto questo punto di vista, penso che si possa sopravvivere ancora. Viceversa, sarebbe a mio avviso una cosa molto molto buona se si imparasse a fare uso santo di questi strumenti, uscendo da queste logiche e semplicemente utilizzandoli come strumenti di diffusione del bene e basta. Ecco, così come purtroppo molte volte vengono utilizzati per fare del male. Ecco, mi si perdoni questa digressione, insomma, che è fatta chiaramente anche per me stesso. Bellissima la preghiera che fa Gesù al Padre, che infonde tanta forza a Luisa e che fa già comprendere, no? Bellissimo quando dice le sue azioni siano tanto conformate con le mie da non potersi discernere l'uno dalle altre. Così sarebbe stato nella vita di Luisa. E così poter compiere sopra di essa ciò che ho disegnato. Bellissimo. Ecco, poi, nel secondo capitolo, torna il tema fondamentale dell'agire per piacere solo a Gesù. O è la stessa cosa alla Madonna.
Gli dice Gesù: siccome tu un altro piacere contento trovi che trattenerti e conversare e darmi gusto solo a me. Adesso, trattenerti e conversare e darmi gusto solo a me. Subito alcune domande da porci. Noi dobbiamo chiedere se, quando e quanto noi ci intratteniamo e conversiamo intimamente con Gesù e con Maria. Cosa che, certo, tu dici, Luisa lo vedeva, dico, ho capito, ecco. Noi non lo vediamo, ma non è che se noi non lo vediamo non ci parliamo più, cioè parlarci da parte nostra è ancora più meritorio, perché è un atto di fede sulla che senza vedere nulla, ma è un fatto interiore, non è che Gesù non ascolta, capito? Quindi, parlare con Gesù, veramente parlare con lui a cuore, come un amico, ma parlo delle cose più, dice, Gesù, dammi un attimo una mano, adesso mi sta scappando la pazienza, adesso voglio fare questa operazione, te la offro a te, la faccio per te. È una disposizione interiore da coltivare, chiamarlo in aiuto quando stiamo in difficoltà, quando sentiamo che arriva una tentazione, quando... Ecco, no? Perché se noi riuscissimo a stabilire questo contatto, e qui ci vuole un grande sforzo dell'attenzione, no? Graduale certamente, che poi è alimentato però anche dalla qualità dei nostri momenti di preghiera, come dire, personale riservata, no? La liturgia di ieri nella terza domenica d'Avvento diceva le parole di San Paolo: pregate incessantemente la seconda lettura. Che significa pregare incessantemente? Significa che uno sta tutto il giorno in chiesa davanti al Santissimo Sacramento e non fa altro? No, ma la vita nella divina volontà soprattutto, cioè la vita nella divina volontà, se uno poi ci entra veramente H24, cioè c'è un filo, c'è una corrente. Ho detto tante altre volte, no? L'immagine utilizzata anche da altri sacerdoti, molto bella, del modem connesso, che sta connesso in perpetuo. Quindi trattenerti e conversare e dare gusto solo a me, cioè questa è una cosa sempre più importante, quindi per chi tu fai le cose, sotto gli occhi di chi? Io ricordo sempre quella bellissima scuola della Divina Maria a Fatima, no? Dice: dite al Signore sempre, ma soprattutto quando offrite qualche sacrificio, è per te, intendendo con per te proprio la Madonna, è per amore del cuore di Gesù, per la conversione dei poveri peccatori ed in riparazione delle offese commesse contro il cuore immacolato di Maria. Questo è un'offerta non solo delle intenzioni, ma anche del destinatario delle nostre azioni. Cioè io faccio questa cosa per piacere a... Ecco. Piacere agli uomini o piacere a Dio. Ecco, questo è... Dobbiamo fare attenzione. E Gesù dice: tu non puoi capire la forza che ha sul mio cuore di attirarmi a sé un'anima che ha il solo fine di piacere a me solo. Il solo fine. Cioè, capite? Perché l'amore fa agire per piacere all'amato. Cioè, un matrimonio va alla grande, funziona alla grande, quando gli sposi, ma veramente, cioè, ma è un fatto, cioè, si prevengono uno l'altro nelle gentilezze, nei desideri. Non lo so, io so che a mia moglie piace, che ne so, gli piacerebbe che gli porto il caffè a letto, e lo faccio 3 mattine, d'accordo? Lo faccio proprio come gesto d'amore verso gratuito, d'amore, poi, ma oppure, non so, gli piacerebbe che le dessi una mano quando sta sparecchiando, lo faccio, cioè, anche perché l'amore rende tutto quanto profondamente leggero, oltre e bello. Mi sento tanto legato, attenzione perché questa è una frase, cioè, uno vuole tante grazie da parte di Gesù e da parte della Madonna, le vogliamo o non le vogliamo? E chi lo sa che non fossero grazie pure straordinarie? Non possiamo, non mettiamo limiti alla divina provvidenza. Comincia ad agire solo per il fine di piacere a lui solo, ma anche se non fossero straordinarie, questo lo do come garanzia, no al 100% di più, perché sicuramente chi fa questo, quando starà in intimità con Gesù, davanti al Santissimo, sicuramente, senza nessun dubbio e senza nessuna possibilità che ciò non accada, sperimenterà almeno le gioie dei diretti spirituali. Almeno, questo è proprio sicuro. Questo qui, eh?
E quando noi ci sentiamo troppo aridi nella preghiera, che ogni volta che preghi sembra che stai a scaricare un camion, allora è vero che ci possono essere dei momenti in cui il nostro Signore ci mette alla prova, no? A volte anche molto molto a lungo. Santa Teresa di Calcutta diceva che per anni il nostro Signore la tenne sotto l'aridità per provarla e per farla agire soltanto in nome della nuda fede. Queste sono cose che possono succedere, ma sono eccezionali, cioè. Se tu cominci a vedere che c'è un periodo medio, lungo, e che quando preghi ti senti proprio che non stai a fare proprio niente, ma qui c'è qualcosa che non va dentro il tuo cuore, perché tu non stai, capito? Perché il nostro Signore, come dire, non ti dà le grazie. Perché? Perché tu non agisci per amore suo. È il momento buono per entrare dentro di sé e chiedere bene che cosa sta succedendo, cosa sto facendo. Avete visto, no? Mentre Gesù così diceva, compresi che parlava in quel modo, perché nei giorni passati, mentre soffriva di acerbi dolori, quando stiamo male, qualunque tipo di sofferenza, no? Vedete, questa è una preghiera simile a quella che la Madonna ha insegnato a Fatima. Gesù mio, tutto per amore tuo, questi dolori siano tanti atti di lode, di onore e di omaggio che ti offro, questi dolori siano tante voci che ti glorificano e tanti testati che dicano che ti amo. Questo si può fare in qualunque situazione. Stai nel traffico della strada, ecco. Anziché cominciare a fare le litanie al contrario di accidenti a destra, a sinistra, a quello che è una lumaca, a quello che è, a quello che ha fatto quest'altro, tu ti fai una bella atto di unione con la divina volontà e offri al Signore tutta quanta la noia che ti deriva dal fatto di dover andare al passo d'uomo dietro le lumache, perdere tempo e forse arrivare tardi in qualche posto. Tranquillo. Nella ferma persuasione, anche vedete come questo esercizio, che è di una portata santificante immensa, presuppone un altro, cioè imparare a vivere nella coscienza che tutto quello che accade nel piccolo, nel grande, è disposto alla divina volontà, sono visite della divina volontà. Allora, è chiaro che questi sono esercizi spirituali, sono esercizi interiori, e piano piano dobbiamo, la meditazione serve anche, no? La meditazione c'è proprio questo compito di riportarci sempre più o meno sotto diverse angolature, sugli stessi punti per spronarci, per invitarci, per, capito? Perché poi dagli oggi e dagli domani queste cose diventano piano piano carne della nostra carne, anima della nostra anima e si cominciano a mettere in pratica. Se uno vive completamente, no? In maniera esteriore, quindi non ha questa interiorità, cioè cambiamo oggetto di meditazione, d'accordo? Perché la vita nella divina volontà, tante volte Gesù l'ha detto, è tutta interiore, d'accordo? È un dialogo ininterrotto e ignoto alle altre creature, eh? Le altre creature non lo sanno che tu, mentre stai parlando con loro dentro di te, stai dicendo: Gesù, vieni, sto parlando a questa persona per te, per amore tuo, dammi la pazienza di sopportarla perché sta facendo discorsi pesanti quanto una cosa che io non la reggerei più, invece lo faccio per amore tuo. Queste sono tutte tante cose che avvengono dentro di noi, nel segreto, conosciute da Gesù solo, ma queste sono la quintessenza della santità. Ecco perché anche San Luigi Monforte, no, quando parlava della vera devozione Totus Tus, una Madonna, dice attenzione, questa è una devozione che è tutta interiore. Tu devi imparare a vivere al cospetto della Madonna, sotto lo sguardo della Madonna. Devi interiorizzare la volontà, il desiderio di lavorare molto per la Madonna, di fare tutto per lei, di fare tutto con lei, insieme, non da solo, traendo da lei al tempo stesso la grazia e la forza e vedendo in lei al tempo stesso l'esempio, d'accordo? Non agire mai di testa propria, quindi fidandoti soltanto delle tue intenzioni, ma fondendole con le sue, perché le tue azioni possano essere purificate dall'imperfezione, eccetera, no? Questi sono tutti quanti esercizi interiori. Ed ecco che torniamo da dove siamo partiti e concludiamo, no? L'interiore deve andare d'accordo con l'esteriore, perché anche la consacrazione, Totus Tuus, prevede dei gesti esteriori, alcuni anche un pochino appariscenti. E subito San Luigi ammonisce: la maggioranza delle persone si limiteranno a questi gesti esteriori, quindi faranno la consacrazione, la rinnoveranno una volta l'anno, si mettono la catenella, sono bravi bambini, dicono tutti i giorni la coroncina, alle 12 stelle. Dicono Magnificat, il giorno dell'Annunciazione si ricordano forse che è una festa importante per i consacrati Totus Tuus e poi è finito.
Ma è finito significa hai fatto quasi nulla. Questa cosa, che sarebbe una miniera d'oro di santificazione, produce effetti di santità minimali, quindi ridotti, non dico a nulla, perché comunque è un sacramentale, insomma, è una cosa importante, ma ai minimi termini. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti davvero tanto a comprendere tutto questo, quindi agire per piacere solo a Lui. E l'importanza di scegliere risolutamente la via della santità, perseverando in essa e curando l'ordine interiore ed esteriore della nostra vita. O Divina Maria, la tua vita, sappiamo tutti quanti che era veramente l'emblema di ciò su cui abbiamo meditato. Grandi cose continuamente accadevano dentro di te e nulla trapelava all'esterno, non solo del molto che tu vivevi, ma anche e soprattutto dell'ininterrotto flusso, ecco, di amore che scorreva tra te e il tuo amatissimo Dio, sotto lo sguardo del quale tutto operavi e per il quale tutto operavi per la sua massima gloria possibile. La tua vita era una vita tutta interiore, la tua vita era una vita tutta santa, tu sei invocata come la Panagia, la tutta santa. La tua vita era tutta ordine assoluto e perfetto, interiore ed esteriore. Bene ogni tanto fare qualche meditazione immaginandoci come tu ti presentavi, come vestivi, come erano i tuoi gesti, come era la tua casa, come era la tua stanza, come era il tuo lavoro, i tuoi attrezzi di lavoro. Ecco, e la luce dello Spirito Santo non mancherà, anche se ci manca la definizione dei particolari, però rappresentarci la perfezione assoluta e l'ordine supremo con cui tutte queste cose caratterizzavano la tua esistenza. Ecco, queste siano per noi con il tuo aiuto e soprattutto tienici la grazia di una volontà ferma e risoluta e costante e perseverante, perché con queste ali, sono due, con questi binari possiamo fare in modo che il treno della nostra vita proceda spedito sulla via della santità in primis. E sia pronto presto ad entrare nel regno della Divina Volontà, dove questa santità assurge ai massimi gradi, ai massimi livelli, ecco, e a cose mai vissute né udite. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.